Portiamo pagina, parliamo di scuola. Abbiamo già presentato le nostre ospiti in studio, che vado a salutare nuovamente. La preside, a me piace chiamarla preside. Ma va A me bene. non piace dirigere, nel senso io sono antico, evidentemente. La preside Brigida Morsellino, preside di due istituti importanti, il nautico e l'aeronautico, ecco così proprio per intenderci. Qui per parlare del tecnico, dell'Istituto Tecnico Aeronautico Arturo Ferrarin. E salutiamo anche il direttore dei servizi dell'Istituto Tecnico Aeronautico Ferrarin, Silvia Messina. Di Ben nuovo, buonasera. trovata. Allora, cominciamo dal Covid. Insomma, voi non avete avuto i banchi a rotelle, o li avete richiesti o stanno arrivando? No, No, assolutamente Non sono no. previsti. No, non sono, no, non è che non sono previsti, non sono stati chiesti. Io sono arrivata a scuola al Ferrarin il 17 di ottobre, ho avuto il conferimento dell'incarico di reggenza e quindi già il mio collega, il professor Finocchiaro, aveva già richiesto dei banchi con delle caratteristiche, ma conoscendo la persona ha richiesto quello che ho richiesto io anche al nautico, quindi dei banchi monoposto, semplici, che possano garantire il distanziamento e possono dare un po' di serenità, un po' di sicurezza ai ragazzi che sono seduti ovviamente a studiare e a lavorare. Qual è la sua idea sulle varie decisioni che sono state prese sulla scuola? La riapertura a settembre, la chiusura, adesso a singhiozzo, la didattica a distanza, 50%, il problema dei trasporti. Lo so che è un argomento molto delicato e che meriterebbe tanto tempo per essere approfondito, ma le chiedo, c'è qualcosa che ha apprezzato in tutto questo? Allora, diciamo che come ha detto bene lei, è un argomento molto vasto, che è stato vissuto in prima persona dalla sottoscritta in qualità di dirigente scolastico, comunque di preside, ma soprattutto di persona di scuola, perché poi alla fine ciascuno nel proprio ruolo la scuola la vive, la sa vivere e ci lavora e ciascuno nel proprio ruolo contribuisce comunque allo sviluppo della scuola e al miglioramento di quello che è la scuola come comunità. Detto questo, diciamo che tutta questa situazione è iniziata, io mi ricordo, è iniziata a marzo dell'anno scorso, mi trovavo tra l'altro in aeroporto a Fiumicino perché avendo appunto la presidenza di un nautico ed essendo anche vicepresidente dell'Accademia della Logistica della Marina Mercantile, mi trovo spesso anche fuori per diverse attività proprio di relazione e quindi di servizio. E mi ricordo che è stata una stangata, cioè un momento in cui io pensavo che fosse una cosa così, diceva beh, un paio di giorni, poi man mano ti rendi conto che non è così. In un primo tempo ovviamente tutto diventa, cioè la prima reazione qual è stata? Non perdere i ragazzi, perché la prima cosa che ti viene in mente è questa, come fai, visto che i ragazzi a un certo punto devono stare a casa, devi necessariamente mettere tutto in funzione perché comunque riusciamo ad avere il collegamento con i ragazzi. Lo abbiamo fatto subito, subito è partita la didattica a distanza, i docenti che non avevano mai sviluppato queste attività e quindi anche pur avendo delle competenze digitali ma non si erano mai cimentati e per così tanto tempo in tutto questo, devo dire, hanno veramente dimostrato una grande professionalità, una grande dedizione e hanno sostenuto questi ragazzi e soprattutto le famiglie di questi ragazzi con tantissime attività, essendo sempre presenti. Nessuno mai di loro mi ha esplicitato il non voler fare questa cosa perché ad esempio, tanto per dire, una non è regolamentata dal contratto nazionale di lavoro, potrei dire qua insomma tutto e niente. La chiusura della scuola l'abbiamo vissuta molto, molto precariamente con gli esami di Stato, infatti il primo esame bendato, che ha dato dei risultati sicuramente positivi, sempre per la grande professionalità che i docenti dimostrano quando la scuola chiama, loro sono sempre in prima linea. Però ecco, il problema poi è continuato ad essere l'affrontare questa emergenza. L'emergenza non è finita, però sembrava essere finita. Certo, Quindi ci avevano fatto credere ci avevano che fatto fosse credere. finita. Ma in quel periodo, durante l'estate, quando noi abbiamo affrontato il distanziamento, i banchi, le misurazioni, abbattimenti di pareti, non abbiamo fatto le ferie. Io ho scritto delle lettere aperte in merito a questa situazione, tra l'altro l'ultima a Sua Eccellenza il Prefetto, proprio per evidenziare questa nostra
nostra, questa mia come dirigente scolastico, ma parlo anche a nome di tanti colleghi, questa nostra apprensione del fatto che tutto a scuola era a norma e comunque abbiamo fatto di tutto per essere adeguati a quelli che erano i principi delle linee guida del CTS, quindi comunque i principi normativi, dei diversi dettati normativi, però all'esterno sembrava che non ci fosse più niente, a cominciare dal trasporto pubblico che devo dire ha avuto tanti mesi per potersi adeguare, ma non ha fatto assolutamente niente. Quindi, cosa che invece pare stia adesso, cominciando a fare ora, dopo un anno. Quindi, praticamente dopo un anno. È stata abbastanza chiara sotto questo aspetto. Grazie, perché comunque è un piacere sentirla parlare, perché non va a trincerarsi dietro a frasi fatte o a luoghi comuni e dice le cose come stanno, come da quando l'ho conosciuta. Grazie, insomma, per questo primo contributo. E invece per chi lavora in segreteria, problemi? Per chi lavora in segreteria ho notato, io sono veramente una nuova immessa, quindi è stato il primo impatto. Diciamo che quello che ho notato è sicuramente l'esigenza di cambiare non dico ogni settimana, ma rapidamente, nel senso che abbiamo organizzato i servizi amministrativi in maniera rapida, adattandoci a quelle che sono le richieste, quindi lo smart working che ormai sta diventando praticamente una necessità. Quindi ovviamente l'esigenza di connettere col personale anche a distanza, e non è sempre facile, perché quando vengono i genitori magari da lontano, come capita al Ferrarin, perché non tutti sono di Catania, abbiamo noi l'esigenza di garantire la presenza costante del personale che si occupa della didattica, quindi diciamo per esempio abbiamo degli orari molto molto elastici per evitare che possibilmente un genitore venendo da lontano si veda in segreteria dire no, se abbiamo chiuso questo non esiste, certo, da noi, così come il personale che si occupa appunto di noi, dei docenti, le continue richieste che ci vengono fatte costantemente. Io per quello che mi riguarda sono sempre stata a scuola, perché chiaramente è più semplice gestire tutto in presenza, però è anche giusto garantire la sicurezza di chi ci sta attorno. Noi in segreteria accogliamo tantissime persone, tra gli alunni, personale, docenti, e è giusto anche garantire le misure di sicurezza più giuste, mascherine, la nostra dirigente ci ha fatto montare anche gli parafiati, di tutto, il plexiglass, esatto, l'igienizzante in continuazione. Ecco, Silvia Messina ci dà l'assist per parlare dell'istituto Arturo Ferrarini, istituto tecnico. Stiamo vedendo già qualche immagine dalla regia relativamente all'istituto tecnico Arturo Ferrarini, modello funzionale e innovativo di scuola. Perché? Perché siete rimasti al passo, perché comunque siete in prima linea, perché oggi le scuole sono come le aziende, delle piccole aziende che devono comunque funzionare, poi parleremo anche dei conti con Silvia Messina. Preside Morsellino. Allora, il tecnico aeronautico Ferrarin è una di quelle scuole che garantisce una formazione tecnica di alta qualità e sicuramente dà ai ragazzi degli strumenti formativi anche di contenuto, perché c'è un curriculum ben solido che permette appunto loro di poter avere diverse strategie di vita, di poter realizzare anche il loro progetto di vita, non solo nell'ambito del pilotaggio che è per molti diventa, no, un passo successivo, il passo successivo, ma anche per tutte quelle branche che all'interno del mondo aeronautico esistono, quindi la logistica, quindi i manutentori, insomma non sto qua a dire quante profili professionali potrebbero anche venire fuori da una solida preparazione come quella che ovviamente i ragazzi possono avere attraverso la frequenza di questo istituto. Open days sicuramente diversi rispetto agli anni passati a causa della pandemia, a causa delle norme anti-Covid. Ecco, ma avete già avuto sentore che c'è meno interesse sugli open days in questa fase, perché ci sono tanti rischi, perché la gente è anche incerta? Allora, ovviamente gli open day non possiamo farli di presenza, questo è fuori dubbio, quindi ci siamo attrezzati anche per questo, con tutti quegli strumenti che da un punto di vista digitale ci aiutano. D'altra parte i ragazzi sono veramente avanti da questo punto di vista, quindi abbiamo realizzato un tour virtuale che è sul nostro sito, ci sono diverse date di open day libere, quindi i ragazzi interessati possono, cliccando sul link, inserirsi in determinati giorni con determinate ore per poter avere tutte quelle informazioni necessarie per capire meglio il percorso di studi. Quindi diciamo che anche questo. Poi
stiamo facendo anche dell'ottima pubblicità, e quindi, perché questo è anche giusto, si fa, visto che le scuole ormai hanno anche questo aspetto manageriale, quindi sì, è importante farlo, però la pubblicità sicuramente accompagna la sostanza, perché tanti diplomati, tante persone che oggi sono nel mondo dell'aeronautica devono questo loro essere in quel mondo grazie appunto a questa scuola. Ecco, Silvia Messina, far quadrare i conti in questo periodo non è facile, nel senso che bisogna applicarsi, non dico 24 ore al giorno, ma quasi. Sì, perché comunque ci sono arrivate tante risorse, per fortuna questo, perché abbiamo avuto anche tante spese, perché come le dicevo è un adattamento continuo, quindi si va dal prodotto per igienizzare all'abbattimento del muro, e tra il prodotto e l'abbattimento c'è una vasta gamma di spese che devono essere sostenute appunto per fronteggiare questa emergenza, per garantire la ripresa della scuola, si spera, ma soprattutto la sicurezza della salute di chi sta a scuola, quindi dagli alunni in primis, ma dal personale, docenti, chiunque. E ovviamente è importante saper gestire bene i fondi che ci sono arrivati. Devo essere sincera, ci sono arrivati, nel senso che le scuole, in questo almeno la mia, è stata sostenuta. Ovviamente è difficile gestirle nel limite in cui non si sa poi che cosa ci aspetta, perché sappiamo quello che abbiamo passato, non sappiamo di giorno in giorno cosa potrà accadere. Quindi è il nostro impegno ovviamente garantire, grazie a queste risorse, la sicurezza. Intanto stiamo vedendo delle immagini relative appunto all'Istituto Arturo Ferrarin, come dicevamo, modello funzionale e innovativo. Preside Morsellino, a questo punto lei parlava di qualità, a questo punto però con la didattica a distanza come la mettiamo? Perché il Ferrarin non è un istituto come tanti altri, come stiamo vedendo anche È un istituto tecnico, quindi basato molto su quello che è anche l'attività laboratoriale, che accompagna e precede a volte la speculazione teorica, quindi voglio dire ai ragazzi la frequenza dei laboratori attraverso anche tantissime strumentazioni di cui dispongono è molto importante, e quindi anche ad esempio abbiamo un simulatore molto molto importante che viene utilizzato anche dai piloti, che viene utilizzato anche dai piloti esterni, dai piloti professionisti, quindi voglio dire questo è il nostro fiore all'occhiello, ma ci sono tantissimi altri laboratori importanti, quindi la frequenza dei laboratori per i nostri ragazzi sicuramente fa la differenza, per cui questo è diciamo quello che effettivamente nel piano studio. Come fate a superare il problema della didattica a distanza? Con la didattica a distanza si fa molto con le simulazioni, quello d'altra parte anche nei laboratori a volte il simulatore ne è testimonianza, si usano i simulatori, quindi simulando il problema si può anche arrivare alla soluzione. Devo dire che i nostri ragazzi sono ragazzi molto attenti, che seguono con molto interesse, sono seguiti anche dalle famiglie, quindi famiglie anche molto coinvolte, molto interessate a quello che è il futuro dei loro figli. È ovvio che adesso sta diventando tutto molto stancante, quindi io mi auguro veramente di cuore, ma me lo auguro per me, ma me lo auguro soprattutto per loro, che noi riusciamo comunque a mantenere questo 1° febbraio come data per l'ingresso a scuola anche col 50%. Mi tolgo una curiosità a proposito di Covid, perché poi giornalisticamente la domanda viene spontanea, sorge spontanea: sono stati più i docenti a lamentarsi o gli alunni, di gli cosa? Studenti, del fatto che non si potesse frequentare la scuola? Allora devo dire che il malumore di non poter, è come se ci sentiamo un po' oppressi da questa situazione, è come se avessimo una tristezza di fondo, perché noi viviamo attraverso la relazione educativa, i docenti e i ragazzi crescono, i docenti lavorano, ma questo lavoro è fondato sulla relazione educativa, non c'è relazione se non c'è ovviamente contatto visivo, se non c'è contatto personale, se non siamo nello stesso posto e nello stesso momento, quindi c'è il feedback della comunicazione, ripeto, le strumentazioni, la modalità multimediale, la didattica a distanza in questo momento ci salva la vita, parliamoci chiaro, ma non è scuola, non è la scuola. Certo. Non che non è scuola, non è la scuola. E questo bisogna sottolineare. Eh sì, quindi mi auguro che il 1° febbraio possiamo un po' rientrare. Esatto, no, questa è la data indicata. Lo auguro, così lo auguro di cuore. Dipenderà anche dai dati, dall'aggiornamento, dai vari bollettini che quotidianamente
andiamo ad esaminare in maniera molto, ma molto dettagliata. Al momento siamo in zona rossa, c'è chi per la zona rossa si rivolge al TAR, come la Lombardia, c'è chi invece la richiesta, ma queste sono argomentazioni anche di natura politica. Infatti, torniamo la scuola non c'entra niente. La scuola non c'entra nulla. Per me è stata un po' vittima la scuola in generale. Sempre. La scuola è sempre vittima delle decisioni, esatto, di chi di scuola ne capisce poco. Ecco, stiamo vedendo anche la pagina appunto, sì, del sito. Del sito, eccolo qua, sì, il sito tecnico aeronautico Arturo Ferrarin di Catania. Ricordiamo le date dell'Open Day, no? Sì. Comunque anche visto che c'è l'online, dicevamo prima, però c'è anche la possibilità di approfondire, di fare delle domande, di chiedere. Allora, sì, allora online devo dire che di volta in volta compaiono proprio sul sito, quindi vanno, diciamo che c'è una modifica continua, anche perché tutto è legato alle situazioni, sì, per cui così come diceva il mio direttore, tutto deve essere, no, adeguato in fieri, sì, a quello che abbiamo vissuto e quello che sarà, che non possiamo sapere cosa, e quindi anche gli open day online vengono decisi e comunque diciamo aggiornati periodicamente. Quindi io invito tutti i ragazzi, tutte le famiglie che avessero piacere di conoscere questa scuola, di conoscere i piani di studio, di capire cosa può offrire, di collegarsi intanto col nostro sito, di entrare nel tour virtuale, andare a visitare, perché quello è come se fosse un tour Google, quindi è molto carino tra l'altro, molto avvincente, quindi i ragazzi si appassionano molto e potranno toccare con tutto quello che noi a scuola abbiamo e ovviamente anche quello che la scuola offre. Tra l'altro ci sono anche delle testimonianze di ex studenti e di studenti che diciamo hanno reso proprio testimonianza della loro esperienza formativa. A proposito di studenti, ricordiamo anche che è cresciuta la presenza femminile, sì, insomma, all'interno delle varie classi, dei vari corsi. Meno male. Infatti, no, perché c'è molti genitori sono un po' restii quando le loro figlie chiedono notizie sull'istituto aeronautico, beh, lì soltanto ragazzi. No, non è assolutamente vero, no, ci sono molte ragazze e devo dire che il fatto che il direttore e la preside siano donne. Eccole qua, infatti, da questo punto di vista è una garanzia tutto questo aspetto. E ricordiamo anche che si può scegliere l'istituto tecnico aeronautico Ferrarin non soltanto per pensare di diventare piloti, ma perché dà ed offre tante opportunità di lavoro, di sbocco lavorativo, lo ricordiamo, anzi è tra i più concreti come istituto tecnico ad offrire delle opportunità. È uno tra gli istituti tecnici sicuramente più seri, più concretamente fruibili per poter avere un progetto di vita futuro, non a lunga scadenza ma anche a breve scadenza, cioè anche col diploma. Ovviamente questi lavori, tra virgolette, sono lavori altamente qualificanti e qualificati, per cui è necessario poi intraprendere dei percorsi importanti, seri, per poter arrivare alle qualifiche così come la norma detta. Però la base, della scuola del Ferrarin, della scuola superiore, costruisce proprio la base, costruisce qualcosa di importante su cui poi magari continuare ad arricchire. Quindi offre tante opportunità. Sì. Perché magari si pensa subito a diventare piloti, no? No. Ti dà tutti anche questa possibilità, però, esatto, ovviamente. Anche perché servono anche investimenti importanti. Anche, altro che economicamente parlando. Per i brevetti, sì. Sono investimenti. Lei, preside, ha già volato, mi ha detto. Sì, il mio battesimo dell'aria è avvenuto qualche mese. Sì, bellissimo. Bellissimo. Ho fatto una bella sensazione. Sì, una bellissima sensazione. Ho fatto un giro attorno all'Etna. Bene. Siamo partiti dall'aeroporto, un bimotore, un pilota eccezionale, tra l'altro diplomato all'aeronautico. Possiamo dire il nome? Non me lo ricordo, però è stato veramente carino, mi ha messo subito a mio agio e devo dire ho un bellissimo ricordo perché era come se stessimo prendendo un caffè insieme, quindi molto, molto. Anche perché è diverso rispetto ad un aereo di linea. No, completamente diverso, è come se tu fossi fuori, esatto. È uguale. Ecco. È però devo dire molto fatto bello. Anche se si ha avuto il battesimo del volo. Sì, assolutamente sì. Molto quindi emozionata bello. Anche sì. Il momento. Sì, si vedeva anche la macchina parcheggiata. Dico. Sì, assolutamente. È un'esperienza bellissima. È stata una bella esperienza. Sì. E, tornando invece ai conti, per quel che riguarda insomma far quadrare i famosi conti in una scuola così importante come il Ferrarin, quali sono le maggiori difficoltà? Che ci siano delle spese extra, che ci siano diciamo dei fondi che sono appena appena sufficienti? No, come gestite insomma? Allora, come le dicevo, sono reimmesse, quindi non parlo per a lungo termine, però per quello che ho fatto io sicuramente
la finalizzazione dei soldi, nel senso che il governo, per esempio, lo Stato, così come la Regione, ci ha dato dei soldi per affrontare determinate problematiche. Certo, quella COVID, del Covid, per esempio. Per, sì. In primis del e quindi Covid. Sono delle spese che ovviamente giustificate. Chiaramente, sì, è importante appunto finalizzare i soldi allo scopo per cui ti sono stati dati. Quindi è importante appunto non utilizzare determinati soldi per altri scopi, perché poi c'è la rendicontazione e noi dobbiamo essere molto attenti. E rigorosi. Molto rigorosi. Se la preside le dovesse chiedere qualcosa di extra. Ma come diceva la preside, noi abbiamo anche la fortuna poi di poterci appoggiare a quelli che sono i fondi europei. Ma qualche volta ha detto no, non si può comprare, so, questa cosa. Ma no, in realtà, siamo sulla stessa cosa, quindi è difficile che non... Parliamo di spese relative alla scuola, evidentemente. Cioè, ci mancherebbe. Allora, sì, io volevo sottolineare, andando ovviamente alla bravura di Silvia, è inutile che la decanto perché si capisce da sola, però volevo dire che il feedback, allora, la condivisione tra chi gestisce l'unitarietà dell'istituzione e chi gestisce comunque la parte amministrativa, questo feedback continuo è fondamentale perché la scuola possa funzionare bene, perché tutto ciò che nella didattica trova un suo esserci è importante che abbia un riscontro nella parte amministrativa, quindi bisogna lavorare in modo condiviso, altrimenti si va ognuno per i fatti propri e non va bene. In chiusura, preside, mi dice come fa a dividersi con due istituti così importanti, il nautico da una parte e l'aeronautico dall'altra? Devo dire che è un po' pesante, però è una scommessa che ho accolto, perché credo che l'aeronautico sia una scuola, non credo io, ma lo è una scuola molto importante, una scuola di nicchia che fa parte della stessa famiglia, perché nautico ed aeronautico hanno molte similitudini, sono molto simili. C'è rivalità? E quindi no, c'è rivalità. Ciò che si può fare sul mare non si può fare in aria, e quindi ognuno ha il suo spazio, per cui non è quello. Invece secondo me si potrebbero trovare dei punti di contatto interessanti. E lei ci sta lavorando? E ci sto lavorando. Perché lei è sempre una che pensa sempre, continuamente, sì. Tante iniziative. Credo che sia importante trovare anche le giuste proporzioni per risolvere i problemi che via via va incontrando, sempre per quell'obiettivo che deve avere una persona di scuola, cioè il senso del servizio e la capacità di poter guardare avanti per poter migliorare la situazione dei nostri giovani. Questa è la cosa che deve essere il motore continuo di chi fa questo lavoro. Se chiude gli occhi pensando alla scuola, cosa le viene in mente guardando più in là, probabilmente post-Covid, cosa immagina? Immagino sicuramente, per quanto riguarda la scuola in generale, una ripresa, un abbraccio, l'abbraccio dei ragazzi alla loro scuola, ai loro docenti, alle comunità, le comunità che diventano di nuovo comunità interattive, agenti. Perché in questo momento si agiscono ma non si ritrovano. Se devo pensare alla scuola che io dirigo e alla scuola che reggo, potrei pensare a un bel polo dei trasporti. Grazie. Prego. Grazie anche per la schiettezza della preside Brigida Morsellino, dirigente appunto dell'Istituto Tecnico Arturo Ferrarin di Catania, così come ringraziamo Silvia Messina, che appunto è il direttore dei servizi dell'Istituto Tecnico Aeronautico Arturo Ferrarin. Noi ci fermiamo qui.